Buonasera a tutti, oggi cogliamo l'occasione di presentare il nuovo direttore generale, il nuovo allenatore della Unione Tuscana. Lo avevano annunciato i primi di luglio, ma oggi si è svolta ufficialmente la conferenza stampa di presentazione allo Stadio Mancini. Simone Bernardini, neo direttore generale dell'Alma Juventus Fano, ha accolto il nuovo staff tecnico. Anconetano di 44 anni, Bernardini ha delineato la strategia granata. Ripartiamo con rinnovato spirito ed entusiasmo, ha detto. Cercheremo di dare una nuova impronta alla società e alla squadra. Sono stati giorni di intenso lavoro, ma oggi siamo felici di dare il benvenuto al nuovo mister Massimo Epifani e allo staff, composto da Dario Di Giannatale, allenatore in seconda, e Mario Di Pietro, preparatore atletico. Vado a lavorare con i giovani. Vi spieghiamo di questa collaborazione fattiva che abbiamo fatto con il Pescara, con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, e presentiamo il mister, che comunque, per quanto mi riguarda, è sicuramente la persona giusta che potevamo coinvolgere, seguendo l'identikit che il presidente Gabellini mi aveva suggerito, perché lui voleva un allenatore giovane, un allenatore che facesse giocare la squadra, che creasse un progetto, che fosse abituato a lavorare con i giovani, perché l'idea è quella di creare una squadra di una linea verde, e abbiamo creato questa sinergia che speriamo ci possa dare qualche gioia per i prossimi mesi. Non può essere che entusiasta l'allenatore Epifani, che avrà questo incarico fino al 30 giugno 2019. Per me è motivo di grande orgoglio allenare una squadra così prestigiosa, ha dichiarato. Quando coordinavo il San Nicolò ho avuto modo di affrontare molte volte il Fano e i match sono stati combattuti e appassionati. Arrivo motivato e spero di regalare qualcosa di importante a tutti i tifosi granata. Non ci siamo, anche se siamo partiti in ritardo, non ci stiamo facendo prendere dalla fretta di prendere i primi che ci capita, ma cercare di prendere giocatori che fanno parte di un progetto che vuole fare il Fano. È già stata anche depositata l'iscrizione per la Serie C. Questa è una cosa importante, bisogna dare merito al presidente che in questi anni sta facendo grandi cose qui a Fano, quindi adesso bisogna fare la squadra, che è la cosa più importante, e poi inizierà a lavorare sul campo che è la cosa che aspetto di più per quanto mi riguarda.